Allora, la nuova sezione GSTIP, lezioni, corsi e tutorial, ha iniziato ad avere alcune domande. Mi è arrivata una domanda, ciao, come faccio a visualizzare le mappe di Google, Hybrid o Satellite, in un output di QGIS2diff al posto della classica mappa di OpenStreetMap? Bene, iniziamo subito. Aprite QGIS2diff e QGIS. Carichiamo adesso qualche dato di esempio, provo a caricare. Vediamo cosa c'è in giro. Geometrie. Sì, questa procedura praticamente deve carica uno script di Google dove registra le API e poi si carica la mappa. Questo ho trovato un progetto su GitHub in JavaScript che appunto va a prendere i dati. Ok, facciamo questo qua, Milano Fontanelle. Open. Come al solito carichiamo giusto per capire, ok, stiamo trattando dei dati che possono essere mappati, sono georeferenziati bene. Ok, qui non sto qua a fare la procedura di fare lo stile e quant'altro. Andiamo subito ad esportare QGIS2diff. Ok, sempre il solito problema dell'ID, perché quando io faccio QGIS2diff lui praticamente dice ok, questa tabella, questa colonna ha una chiocciola e va eliminata, quindi facciamo un salva con nome, sfoglia il file GeoJSON, non possiamo editarlo, pt fontanelle, salva. Ok, buttiamo le fontanelle in GeoJSON e andiamo a cambiare con Table Manager questa colonna che si chiama chiocciola at id. Salva, ricarichiamo, close. Adesso il plugin QGIS2diff è a posto, get layer. Create, qua per adesso scegliamo Osmo Standard, scegliamo la cartella di output. Ok, qua scriviamo prova Google Map. Ok, adesso questo qua è l'esportazione. Andiamo a vedere come fare integrare lo script di Google Map per metterlo qua come elenco. Per far questo, allora incominciamo a editare questo file. Chiudiamo QGIS, poi andiamo a editare questo file che io l'ho messo in, vabbè, in trash. Dovrebbe essere questo, export 1413, ok, quello di oggi. Open with, io uso Sublime Text. Ok, questo. Poi vado sul mio sito per la pubblicazione delle mappe di tutti i vari esempi. Dovrebbe esserci qua come articolo. Veniamo. Leaflet con Google Map. Vediamo questo esempio. Sì, è esattamente quello che vogliamo fare. Facciamo visualizza sorgente pagina. Cosa va a caricare di particolare? Prima di tutto questo, che richiede l'API di Google Map, e poi va a caricare questo
script in JavaScript che lo si può trovare. Qui trovate tutto l'esempio, lo potete trovare qua. Io l'ho messo per comodità sul mio server, però l'origine è questa. Quindi incominciamo a prendere lo script. Lo script va qua più o meno dove c'è dopo gli script di JavaScript di QGIS2diff. Lo possiamo mettere qua prima che va a trovare i dati e dopo ad esempio marker cluster e poi andiamo un po' più sotto dove c'è lo script che inizia la mappa. Potete cercare CTRL F map o id uguale map, qua possiamo trovarlo, qua se vedete c'è caricato il dato e qua scrive var map var Google Layer new Google Layer hybrid map add layer e se vedete var map lmap è quello che vi trovate anche qua, var map lmap, quindi andate a capo, aggiungete questo layer e già dovrebbe vedersi qualcosa. Base map è quell'altro, lo volevo comunque aggiungere, eccolo qua, come nella leggenda per selezionarlo, quindi andate qui in fondo, qua c'è OSP standard e anche qua dovrebbe essere tutto a posto. Proviamo a vedere se funziona. Se io faccio Google Hybrid mi si carica esattamente Google Map insieme a OpenStreetMap. Se invece di Google Hybrid proviamo a mettere satellite, salva, qua c'è solo il satellite. Se noi volessimo metterli un po' tutte e due, questo mettiamo Google Layer S e mettiamo Google Layer S, questo è Satellite. Google Satellite e OpenStreetMap. Meglio di così e più facile di così non si può. Ciao, alla prossima.